la riprova sociale o il consenso in altri termini. Vi ricorderete che dicevo che quando le persone sono incerte non si guardano dentro di sé per trovare delle risposte, perché vedono questa mancanza di sicurezza e quindi si guardano all'esterno, cercano risposte esterne e di norma si rivolgono all'esperto spontaneo, ne abbiamo già parlato di questo, ma si rivolgono anche ai loro pari, alle persone che sono simili a loro. Anche questo va a ridurre la loro incertezza. Ed è proprio questo che Internet ci ha consentito di fare. Presentare informazioni di quello che i pari hanno detto, le persone simili a noi hanno pronunciato rispetto a determinati prodotti e servizi, dei pari a cui noi non avremmo mai avuto accesso. Le recensioni dei prodotti, pensate a quei siti che parlano di recensioni. Ho letto di recente un articolo che ha dichiarato che fra gli acquirenti, diciamo, di Internet, fra quelli che acquistano di più su Internet, il 95% di essi leggono le recensioni dei prodotti prima di acquistarli. Il 98, correggiamo, non il 95, ma il 98% degli acquirenti. Non possiamo far credere al 98% delle persone che il mondo non è rotondo, ma vi posso dire che il 98% delle persone si rivolgerà a quella fonte di informazioni perché è potentissima, è efficientissima nel ridurre le incertezze delle persone.